Buongiorno, Orchidea di Morosò, Orchidea Medicina per l'Anima, vi ricordo sempre i libri, Orchidea Storia e Personaggi, quarta edizione, 572 pagine, costa 25 euro, trovate qui l'Orchidea su Amazon, e questo qui che è una sintesi di questo, Orchidea Medicina per l'Anima, che è solo ebook e si può trovare solo su Amazon. Allora, oggi volevo parlare, buon Natale ancora a tutti, dei principali errori che si fanno con le orchidee. Allora, come dicevo, le orchidee sono le piante più robuste che esistono, tra le piante più robuste che esistono, però anche loro, come tutte le cose vive, possono ammalarsi e morire, possono prendere mille malattie come noi, mille problemi. Però una pianta coltivata bene è molto più robusta e resistente alle malattie di una coltivata male. Una coltivata male che c'è qualcosa che non va, sicuramente è più facile ammalarsi, per cui bisogna coltivarle nel modo corretto. Allora, gli errori più importanti, diciamo, che la maggior parte delle orchidee che muore in casa muore per troppa acqua, perché sono troppo bagnate. Sono piante epifite che ha radici aeree e le loro radici non devono mai asciugare completamente, per cui bisogna bagnare quando sono sicuramente asciutte. Per questa ragione le phalaenopsis, solo le phalaenopsis sono coltivate in vasi trasparenti, poi un giorno vi spiegherò anche perché. Ci sono due modi per vedere per le phalaenopsis, per gli altri, per tutte le altre che non sono in vasi trasparenti c'è solo il peso. Dalle phalaenopsis si può sentire dal peso se la pianta è asciutta o bagnata o anche dal colore delle radici. Le radici, quando sono bagnate, diventano verdi, sono coperte da questo strato di cellule morte che si chiama velamen, che è una specie di spugna, serve a catturare l'umidità dell'aria e si impregna d'acqua come una spugna. Per cui, quando sono bagnate, sono verdi, poi si guardano diventano prima bianche e poi color argento. La regola per tutte è per bagnarle, perché le altre non asciugano come le phalaenopsis, cioè non nei vasi trasparenti come le phalaenopsis, per esempio le cattleye, e allora bisogna bagnare quando il vaso è leggero. La regola è se il vaso è leggero si bagna, se non è leggero non si bagna, se non si è sicuro non si bagna. Perché la maggior parte delle orchidee che muore in casa muore perché è troppo bagnata. Però ci sono tante eccezioni, per esempio i papiopedrum non sono epifite, sono terrestri, non hanno radiceere. Ha delle radici che ha dei peletti, che sono quei peletti lì che funzionano per assorbire gli elementi nutritivi e l'acqua, e non devo mai asciugare completamente. Invece i frammipedium, che sono simili ai papiopedium ma vengono dalle ande, questi qui vanno bagnati tantissimo. Durante l'anno, dalla primavera all'autunno, si può mettere sotto il piattino pieno d'acqua. In inverno si toglie il piattino pieno d'acqua, però bisogna sempre bagnare tanto. Ci sono tante eccezioni, per esempio tutte le zigopetaline che vanno bagnate di più. Un altro problema è il composto degradato. Generalmente sono coltivate in corteccia, quando però la corteccia, perché la corteccia lascia circolare bene l'aria, si chiama pin bark, è una corteccia di conifere trattata, e lascia circolare bene l'aria. Quando però si decompone, diventa terra, non lascia più circolare l'aria e le radici marciscono facilmente. Allora vedete nel caso delle phalaenopsis che la pianta comincia a fare tante radici esterne, perché qualche radice fuori la fanno tutte, però quando ne fa tante 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 vuol dire che dentro il composto è marcio e la pianta cerca di reagire di sopravvivere con le radici esterne, poi pian piano deperirà. Per cui ogni 3 anni bisogna cambiare quella corteccia, perché quando si decompone appunto diventa pazza, non tiene più l'aria e diventa un grosso problema. Quando comprate una pianta con la corteccia lì è già almeno un anno, per cui entro 2 anni dovete cambiarla. Quelle che si bagnano di più, come i papiopedrum, le zigopetaline, le bitoniopsis, i frammipedi, vanno cambiati più frequentemente, perché mentre nella maggior parte asciuga bene tra la bagnatura e l'altra la corteccia, dura di più, mentre questa qui che è sempre umida si consuma prima, per cui i frammipedi vanno cambiati tutti gli anni, i papiopedrum almeno un anno sì, un anno no, o anche tutti gli anni. Un altro problema molto importante è quando si cambia il vaso. Vanno messi in un vaso proporzionato. Se lo mettete in un vaso grande non funziona. Questa pianta qui, se io la prendo, sta su col vaso perché le radici sono aderenti al vaso. Ma se lo metto in un vaso molto grande, le radici non aderiranno al vaso, la pianta viene su e questa qui, dato che è una proporzione, quando io la bagno, le radici che assorbono l'acqua e c'è una proporzione. Quando però il vaso è eccessivamente grande, le radici assorbono la minima parte dell'acqua e lì è facile marcire le radici, per cui il vaso deve essere proporzionato alla pianta. Nelle orchidee monopodiali, come sono le phalaenopsis, cioè con un solo piede, le phalaenopsis hanno uno sviluppo verticale, poi hanno
le radici in alto e perdono quella in basso, cioè lo sviluppo verticale, mentre invece quelle che erano lo sviluppo orizzontale, le simpodiali, come per esempio le catree, vedete? Che si sviluppano orizzontalmente, continuamente per nuove vegetazioni, vegetazioni vecchie, prima ingialliscono, poi seccano e se ne vanno. Queste qui, allora c'è una grossa differenza nei trapianti. Mentre per le phalaenopsis, dato che non si allargano, quando si trapiantano, queste sono basi del 12, si metterà sempre una base del 12, se cioè la pianta è grande grande, una base del 13 e così via. Mentre le simpodiali, si fa conto che ogni anno una nuova vegetazione, questa per esempio è una catrea che va in questa direzione, questa è la parte vecchia, questa è la parte nuova. Allora io quando dovrò cambiare vaso, tengo la parte vecchia contro il bordo del vaso e conto quanto spazio occuperanno le prossime tre vegetazioni e questa sarà la misura del vaso nuovo, perché se la mettete in un vaso eccessivamente grande, poi la pianta non riuscirà a asciugare e allora lì ci sono problemi di marciumi, per cui c'è questo problema. Mentre se una pianta si sviluppa un po' in tutte le direzioni, come per esempio questa Cochleates, si sviluppa di qua e di qua, o si divide, si fa due piante, o si mette in mezzo al vaso e si conta tre vegetazioni di qua e tre di là. Ecco, questi sono soprattutto i tre, direi, problemi più importanti da considerare per i problemi delle piante, delle orchidee. Cioè, bagnare solo quando il vaso è completamente asciutto, a parte appunto le eccezioni, cambiare il substrato quando è decomposto e quando si rinvasano mettere un vaso proporzionato, perché i principianti sono abituati che quando invasano questa qui la mettono in un vaso così, non radicherà mai in un vaso così, non riuscirete mai a tirare sulla pianta prendendo la pianta insieme al vaso, no? Per cui dovete mettere un vaso proporzionato. E direi questi sono i tre, poi ne parleremo altri per altri problemi in qualche altro video. Dai, a domani.